I nostri presepi sono molto belli, sono quelli anche quei semplici, poi ci sono quelli quei grandi, ma il presepe è un insieme di tante immagini di vita, di tanta rappresentazione della vita. E quando, per esempio, io vedo i presepi, fondamentalmente, personalmente, cerco di focalizzare la mia attenzione sui singoli dettagli, i singoli personaggi, personaggi nuovi. Per esempio, sono famosi i presepi napoletani dell'Ottocento, ma lì proprio c'è una descrizione della vita nei suoi aspetti minuscoli. Eppure, quante volte noi diciamo, mettiamo nel presepe gli animali e non solo il bue e l'asinello. Che significato hanno gli animali nel presepe? Perché se è vero quello che ha detto Papa Francesco nella sua lettera Admirabile Signum sul presepe, e cioè che il presepe è una rappresentazione, una meditazione del Vangelo e della Scrittura, è vero che ogni particolare ha il suo significato. E sempre Papa Francesco scrive così a proposito degli animali nel presepe. Entrando nel mondo del presepe, noi possiamo dire questo. Entrando in questo mondo, dice Papa Francesco, il Figlio di Dio trova posto dove gli animali vanno a mangiare, cioè nella mangiatoia. Il fieno diventa il primo giaciglio per colui che si rivelerà come il pane disceso dal cielo. Vedete come quella mangiatoia dove gli animali mangiano e che divenne la culla per il bambino ci invita a pensare a quel bambino come il pane disceso dal cielo. E quando San Francesco d'Assisi a Greccio, nella notte del 1223, volle far celebrare l'Eucaristia proprio su quel posto, su quella mangiatoia che divenne altare, richiamava e sapeva bene che quel bambino è la nostra Eucaristia, è il pane disceso dal cielo. Una simbologia, dice Papa Francesco citando Sant'Agostino, ma anche riprendendo altri padri, è adagiato che dice questa simbologia ci dice questo. La simbologia della mangiatoia ci dice questo, secondo l'interpretazione di Agostino. Adagiato in una mangiatoia divenne il nostro cibo. Gesù è il nostro cibo e il presepe, dice Papa Francesco, contiene diversi misteri della vita di Gesù e li fa sentire vicini alla nostra quotidianità, cioè vicini alla nostra esistenza. Che ricchezza questi nostri presepi. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.